non potete coprirvi un pochettino? In questa stanza si gela, questi caminetti sono bellissimi, ma sono talmente grandi che il poco caldo se ne va via assieme al fumo. E volete delle stufe come quelle degli alemanni, che sono sì in maiolica, però perdi tutto l'ardore del fuoco. E poi guardate queste statue sopra il caminetto, che bellezza. Sì, ho capito le statue, ma allora non potremmo andare a vivere giù nel mezzanino e venire qui solamente quando dobbiamo dare delle grandi feste con molti ospiti? E secondo voi io faccio credere alla gente che non ho i soldi per comprare la legna? Guardate che investimento che abbiamo fatto con le mie maniche. Le nostre mura sono rivestite di cuoio e sembra di essere dentro una pelliccia. E poi questi cuori d'oro e poi le finestre più grandi di tutta Venezia ce le invidiano fino alla Francia. Sì, e nel frattempo voi andate in giro così mezzo nuda. Ma cosa state dicendo? Io sono vestita di veli raffinatissimi, di sete pregiate, di pizzi trasparenti. E voi siete vestiti di velluto e di lana e sempre avete freddo. Ecco, appunto, sempre per seguire la moda, qui rischiamo di prenderci una broncopolmonite e non poterci godere neanche la vita. Sì, ma la regina di Cipro, Caterina Cornaro, ha portato profumi, ha portato saponi, ha portato sete. Il Bellini è impazzito e la vuole ritrarre solo con i veli e la corona in testa che li blocca. Certo, lamentatevi pure. Nel resto d'Italia alle donne viene rasato il capo, mentre voi avete la grandissima fortuna di poter fare delle acconciature che riprendono il cappello del doge. E siete le vere regine di questa città di cui dovreste essere orgogliosa. Sì, sì, non mi lamento. Ma adesso è il caso che andiamo a comprare delle altre stoffe. Delle altre stoffe? Avete un baule pieno per farvi nuovi vestiti? Sì, ma daremo delle feste di carnevale. Andremo a prendere delle frittelle, del buon vino e poi musici e balli fino a tarda notte. Oh, adesso riconosco la donna che ho sposato. Presto, bisogna mandare il nostro cerimoniere ad invitare tutti i nostri più cari amici.